Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati in un nuovo torneo su Mario Kart 8. Ragazzi, come promesso, oggi è sabato 25 giugno, sono le ore 14 e sono online su Mario Kart 8 per il torneo Kawabonga. Come sempre vado a prepararmi e ci vediamo sulla griglia di partenza della prima gara. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi, vedo che la lobby è già piena. Perfetto, speriamo di fare una buona partenza e si parte subito velocissimi. Ok, mamma mia. Se non sbaglio questo qui dovrebbe essere un torneo 200cc, adesso non mi ricordo più cosa avevo selezionato. Ok, sono dietro. Attenzione, ho fatto tutto il muro, però almeno ho evitato di prendere i gusci, non vedo più niente. Ok, funghetti. Funghetti. Ok, ah, ci siamo schiantati tutti quanti. Ok, buono. Dai, usiamo un altro guscio rosso. Ok, sono finito dietro. Attenzione che Iveltal mi ha preso con la stellina e anche da dietro mi avete preso con le fiammelle. Ok, aia. Ok, sono già in ultima posizione. E adesso sono veramente ultimo. Ok, stellina, stavolta l'ho beccata io. Dobbiamo frenare un attimo però. Che casino ragazzi, ecco perché non giocavo più alla modalità 200cc. Troppo veloce e non adatta su alcuni circuiti. Ok, vedo che Marco tenta di sbattermi fuori. Ok. Niente, sono proprio ultimo, sono proprio ultimo. Aia, pure il fulmine. Che poi chi è che me l'ha... chi è che l'ha lanciato il fulmine? Che ero già ultimo. Ok. Brutta prima gara. Brutta prima gara. Stellina, ma ormai inutile verso la fine. Niente, penultima posizione, ragazzi. Gran premio velocissimo. Però arrivo purtroppo... penultimo vince Iveltal. Secondo Fabiz. Terzo Marcolino. E poi tutti gli altri. Perfetto ragazzi, seconda corsa di oggi, sono un po' freddo, devo un attimo riscaldarmi. Perfetto, si parte velocissimi. Ok, cerchiamo di fare una bella gara, perché ne ho bisogno. Ok, veloci. Aia, mi è arrivato addosso di tutto. Ok. Sì, onestamente tra le due modalità preferisco la modalità 150. È più fattibile. Mamma mia, mi ha salvato il palo. Mi ha salvato il palo. Ok, stellina. Ottimo. Ottimo. Buono. Frena. Arrivo sempre lungo. Bisogna giocare anche un po' di freno. Ok, usiamo questo. Anche se magari avrei potuto risparmiarlo per questa sezione qua. Sì, ma ragazzi, qua si vo... mamma mia! Troppo, troppo... vabbè. Quel guscio rosso lì era mezz'ora che mi stava inseguendo. No, troppo veloce, troppo veloce. Aia. Mi arrivano sempre sti caspita di gusci rossi addosso. Ok, ho preso un po' di gente. Ho preso anche una pianta. No! Sempre il guscio rosso, me ne sono arrivati addirittura due addosso. Ok. Devo gestirmelo bene. Niente. Troppo veloce. Non sono più abituato a questa modalità di gioco. Aia! Continua sempre a arrivarmi addosso roba. Beh, almeno la banana l'ho evitata. Dai! Ho fatto esplodere un po' di gente, ma non è servito a un fico secco. Ottava posizione, siamo migliorati rispetto a prima. Però comunque sono sempre dietro. Vince Marco, secondo Leo, terzo Marcolino. Classifica generale parziale, siamo nelle ultime posizioni. Perfetto ragazzi, eccoci qua, terza corsa di oggi. Siamo nella riviera di Todd. Ok,
dai che pian pianino sto prendendo il ritmo. Anche se però non basta. Mi arriva sempre addosso di tutto. Ok. Ah, ai prossimi tornei torneremo a una velocità normale. Ok, hanno tentato di prendermi con un guscio rosso. Ok, ho lanciato tutte tartarughe verdi. Aia. Quella lì non so se l'avevo lanciata io, però mi sa di no. Ok, buono, buono. L'abbiamo fatto benissimo. Vai di stellina. Vai di stellina. C'è Marco là davanti che sta tentando di scappare. Ho evitato il fulmine. Aia. Volevo schiacciar Leo. Ok. Ok, ho lanciato di nuovo tutto. Via anche la banana. Dai che sono davanti a tutti, signori. Sono davanti a tutti. Ok, dovevo solamente prendere il ritmo. Perché gioco pochissimo alla 200C. Oh, oh, guardate che roba. Fantastico. Eccolo lì, un altro guscio rosso. E poi volete lanciarmi ancora qualcosa? Mi è scoppiata pure una bomba alle spalle. Cioè, guardate che roba. Ero davanti, sono finito ottavo. Mi sono arrivati addosso due gusci rossi, una bomba. Di tutto mi è successo. Di tutto. Veramente di tutto. Perché viaggiano tutti in gruppo lì davanti. Viaggiano tutti in gruppo. Ok, non è facile. Vabbè, vogliamo fuori dal tracciato direttamente. Niente, proprio all'ultima curva. Peccato perché stavamo andando benissimo. E ho un pallottolo Bill. Non so quanto servirà, ma non servirà forse un fico secco, come sempre. Niente, settima posizione. Mi sarebbe servito un attimo prima. Vabbè. Però stiamo leggermente migliorando di gran premio in gran premio. Vediamo, dai, sì, sto scalando leggermente la classifica. Il terzo posto è lì, non è chissà dove. Il primo è distante, ma il terzo posto è lì. Perfetto ragazzi, eccoci qua, quarta corsa di oggi. Siamo nell'autostrada di Todd. 2, 1. Ok, vado subito a prendermi le monetine. Le ho portate via tutte. Andiamo a muro. Attenzione. Sono sceso. Niente, da eccola lì. Ah, il camion mi ha ributtato su. Fantastico. Il camion mi ha ributtato su. Aia. Non si riesce a passare. Sono bloccato. Sono in ultima posizione. Sono bastati due errori. In questa modalità, ragazzi, basta un errore. Guardate. Troppa velocità, troppa velocità. Penso che i prossimi tornei torneremo a una velocità normale, perché la 200cc è esagerata. Ok. Buono. Ok. Questi qua me li tengo qua. Buono. No, mi sa che comunque finiremo dietro, perché ho un sacco di... ho un sacco da recuperare. Ok. Buono. Buono. Sto tentando di tornare su in qualche modo. I funghetti vanno bene, però preferirei... Aia. E dai, caspita. Adesso che ero arrivato tra i primi. Ok. Allora, sono di nuovo ultimo. Ma perché se sono ultimo mi colpisce lo stesso il fulmine? Scusate, mi avevate detto che... colpiva solo chi stava davanti. Mi colpisce lo stesso. Boh, non riesco a capire sta cosa. Qui me la son cercata, qui me la son cercata. Grazie. Sono passato sopra l'auto. Niente, brutta gara. Finiamo così, in ultima posizione. Ok, anche Nico, visto che ha avuto dei problemi. Niente, ultima posizione. Vince Aleniglio, secondo Manu e terzo Fabiz. Oggi ragazzi non gira, oggi ragazzi non gira. Non mi trovo per niente in questa modalità. Perfetto ragazzi, torniamo nella riviera di Todd. Quinta corsa di oggi. Purtroppo oggi non sta girando, non sta girando. Ok, almeno ho evitato di far esplodere il motore.
Ok, vedo che qualcuno rischia sempre di passare di lì. Aia, tendone. Ok, palo. Aia, e che caspita, sti gusci verdi oggi non c'è verso. Non c'è verso, li piglio tutti. Oggi non c'è verso. Stellina. Vabbè, a Marco si è salvato perché gli è capitata anche a lui. E ci siamo praticamente toccati quando entrambi avevamo la stellina. Ok. Funghetti. Ok, Aleniglio. Aia, e che caspita. Non c'è un power up che vada vuoto oggi, eh. Non ce n'è uno che vada vuoto. È incredibile, veramente incredibile. Ok. Stringi. Ok, pensare che non sto guidando malissimo, eh. Però evidentemente voi oggi guidate meglio di me. Ok, sono andato lungo. Però ho beccato questo. Dai che voglio tornare su in classifica. Mamma mia, ho sfondato una cassa. Adesso però non ho nulla. No! Palo. Per evitare il palo sono finito lungo. Ecco, 10.000 persone con la stellina che mi vogliono colpire. Beh, oddio, escono solo stelline praticamente. Pallottolo Bill passerà sotto, no? Dai. Funghetti. Sì, beh, però se becchiamo tutti quanti i funghetti. Aia, dai. Fammi passare. Passo nei box. Nona posizione. Niente. Oggi non riesco a combinare nulla, ragazzi. Troppa velocità. Aleniglio vince di nuovo. Secondo Super Mami. Terzo Ale. Oggi non riesco a combinare nulla. Forse il peggior torneo che abbia mai giocato da un anno a questa parte. Ok ragazzi, siamo a metà campionato. Sono molto indietro rispetto al solito. Ho solamente 18-20 punti massimo. Purtroppo oggi sono nelle posizioni di coda. Ok. Beh, almeno i power up riesco a prenderli. Incredibile, sono riuscito per una volta. Ecco, stavo per dire, a evitare un guscio verde me ne è arrivato uno rosso addosso. Sembra che abbia una calamita per i gusci oggi. Ok, neanche il power up. Beh, almeno un po' di monetine riesco a prenderle. Ok. Prendiamo questi che mi danno maggiore velocità. Ok, sono andato a prendermi il power up più lontano che c'era. Buono, attenzione a Marco che ha sempre la stellina. Non ho preso il power up. Quello mi servirebbe, quello. Pallottolo Bill. Ok. Dai. Ok. Sfruttiamolo tutto questo funghetto dorato. Ok. Altro power up. Monetine non ne prendo più, tanto non ne ho più bisogno. Devo tornare nelle posizioni che contano. Oh mamma, troppi salti. Cioè, ma tutta sta fatica, sono sempre nono. Dai, ma non è possibile. Ok. Oh, stellina. Sì, ma non mi serve a niente, non recupero niente. Mi dovrebbe dare maggiore velocità, invece non recupero niente, vabbè. Grazie. Eccolo lì. Dai. Dai. Sesto. Vediamo. Sì. Oh, meno male. Finalmente. Per una volta arrivo a metà classifica. Ho fregato due di voi proprio sulla linea del traguardo. Diciamo che va bene. Vince Super Mami. Secondo Nico. E terzo Ale. Meno male che finalmente torniamo almeno a metà classifica. Perfetto ragazzi, settima corsa di oggi. Finalmente partiamo dalla prima fila. Dopo tanti arrivi tra le ultime posizioni, siamo nella valle degli Yoshi. Ho strappato un power up, incredibile.
Evitiamo i gombas. Poi questi qua li lasciamo tutte qua. Ah, è vero, i power up sono più avanti. Beh, almeno ne ho preso uno. Finalmente l'otto. Ecco, finalmente l'otto per le prime posizioni. Fantastico. Leo mi ha fatto bruciare la tartaruga rossa, purtroppo. Peccato perché ero con loro lì davanti. Diciamo che gliel'ho restituita adesso. Dai che sono secondo. Mai stato così avanti oggi. Sono di nuovo primo. Incredibile, la tartaruga non mi ha neanche considerato, perché probabilmente è stata lanciata quando ero secondo. Mi è andata veramente, veramente bene. Questa me la metto qua dietro. Dai, mamma mia. Ok, eccolo lì, te pareva. Ma ha già bruciato il power up. Ho un sacco di vantaggio, però non devo esultare troppo. Lo sto sprecando. Mi hanno già recuperato, te pareva. Mi hanno già recuperato, adesso mi arriverà addosso di tutto, sicuro. Sicuro al 100%, lo so già. Già, non vedo più niente. Non mi è mai venuto fuori tutto sto inchiostro. Non vedo più niente. Ho Mario Tanuki qua alle spalle. Sicuramente mi lancerà qualcosa. Monetina me ne faccio poco. Perché vi escono i pallottoli villa a voi e a me no? Eccolo, dai. Grazie. Ecco, meno male che qualcuno di voi... Sì, vabbè, però, scusate, avete preso una banana, non vi siete rallentati niente. No, 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 ok. Peccato, potevo portare a casa una vittoria, vabbè. Il quarto posto va benissimo, considerando i risultati precedenti, va più che bene. Peccato perché potevo portare a casa una vittoria. Vince Fabiz, secondo Leo, terzo GG6. Ve l'ho detto ragazzi, avevo bisogno soltanto di riprenderci un attimo la mano, perché a freddo così è difficile la modalità 200cc. Perfetto ragazzi, ottava corsa di oggi, pianura ciambella. Ok, buono, 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 bella partenza. Sono subito attaccato a Fabiz. Eccola lì. Ah, ho perso pure la tartaruga rossa, che ho lanciato, però dove caspita è andata a finire? Niente, l'ho persa. Buonanotte, facciamo un rally, facciamo. Ok. Ah, ok. Facciamo un po' di rally. È un gran casino, ragazzi, è un gran casino. Ok, Marco ha sganciato tutte le... Beh, che sono... È da mezz'ora che sono senza power up. Ok. Aia. Ma c'è un... Adesso dopo, visto che siamo in fondo alla classifica... Ma dopo vado a controllare, perché secondo me... O no? No, magari mi sbaglio, non c'è una scorciatoia di lì. Leo ha frenato per evitare che gli toccassi i funghetti, mamma mia. Che egoista. Io però è due ore che sono senza power up. E senza power up non vado da nessuna parte. Ok, Leo si è bloccato. Funghetti... Ma perché mi deve sempre arrivare addosso qualcosa, anche se non c'è niente in zona? Almeno il guscio spinato è passato senza problemi. Dai, incredibile! No, dai, ma... E che caspita, mancava un metro al traguardo! E mi è arrivato addosso un altro guscio rosso, niente. Ve l'ho detto, sono una calamita oggi. Settima posizione, però potevo arrivare quinto. Potevo arrivare quinto. Vince Supermami, secondo Ale, terzo Carlo. Io però potevo arrivare quinto. Mi scoccia abbastanza la cosa. Però intanto in classifica sto risalendo, sono al settimo posto. Perfetto ragazzi, nona corsa di oggi. Siamo nel dolce dolce canyon. Peccato perché prima potevo arrivare quinto. Partenza leggermente lenta, ho sbagliato a cliccare. Ok, siamo nelle retrovie. Mi sarebbe più... Eccolo lì, mi stava già mirando. No. Ok, l'ho perso per strada, per fortuna. Se avessi avuto un pallottolo Billy, in quel caso lì facevo una strage. Veramente, facevo una strage. Io mi immagino la 200cc speculare. Secondo me è un casino assurdo.
Dai che sono quarto. Una tartaruga a te. Una tartaruga a uno da davanti. E un'altra tartaruga. Ok, buono, le ho fatte partire tutte. Quante belle tartarughe rosse. Eccolo lì, e te pareva. Ok, per fortuna me ne sono uscite altre tre. Per una volta vi bombardo io. Attenzione, 9 tartarughe di fila. Rosse, fantastico, veramente fantastico. Attenzione alle spinte. Qualcuno che si pianta ci sarà sempre. Ok, Gigi ha frenato perché sennò lo toccavo. No, sono passato nell'unico punto dove non c'era la stellina, il power up. E l'unico punto dove ci si bloccava. Ok, no, guscio rosso. Ho già dato prima. Mamma mia, per una volta il pallottolo Bill è uscito giusto in tempo. Altro quarto posto, ve l'ho detto ragazzi. Bastava soltanto riscaldarsi un attimo. Vince Super Nico, secondo Fabiz, terzo Carlo. Io arrivo sempre un pelo dal podio. Però non male, mi sto rifacendo della brutta partenza in questo torneo. Perfetto ragazzi, pista tic tac, decima corsa di oggi. Questa qua è pericolosa perché si rischia sempre di cadere giù. Ok, buono, siamo partiti velocissimi. Se non le sbaglio le partenze vado via subito veloce. Come vedete esco davanti a tutti. Ho preso forse Fabiz. Ok, che pelo. Ok, ho lasciato una banana. C'è un'altra stellina dietro che mi sta mirando come se non ci fosse un domani. No, per fortuna non mi ha considerato. Qualcuno che finisce lungo? Sì. Lo sapevo che c'era qualcuno che sarebbe finito lungo. Adesso tutti quanti passano di qua. Mamma mia, signori, sì, si vola. Si vola. Sto mancando tutte le monetine. Ok. No. Ok, va bene così, dai, va bene così. No, però qua non mi è derapata la macchina. Non mi ha derapato la macchina. Ok, ho evitato tutte le stelline. Ok, sono rimasto dentro. Mamma mia, basta un errore per finire dietro. Levati. Ok, no, purtroppo in questa gara sto lottando nelle posizioni in fondo. Niente, non sono stato fortunato neanche in termini di power up. Certo che poi se vado a beccare anche l'unico che ha una stellina sotto mano. Niente, ma ha fregato al traguardo. Ma ha fregato. Vabbè, peccato. Decima posizione. Vince Carlo. Secondo Supermami. Terzo Ale. Vabbè, niente. Posso lottare ancora forse per il quinto posto. Forse, eh. Però mancano poche gare. Quindi al massimo arriverò sesto in questa classifica parziale. Perfetto, ragazzi. Purtroppo ho avuto un piccolo problema tecnico. Ultima corsa di oggi. Nell'undicesima corsa praticamente mi sono ritirato con 0 punti. Siamo nello stadio di Mario Kart. Adesso non so quanto finirò in classifica, però sicuramente non giocare la penultima gara di oggi mi ha danneggiato parecchio. Ok, ho preso qualcuno. Mamma mia, siete vicinissimi. Aia! Mi hanno restituito il guscio rosso che ho lanciato prima. Ok. C'è Mappa e Dev. Aia, che caspita era? Ok, mi è venuto addosso coi gusci verdi. Ok, sì, è un'altra tattica che ho scoperto che utilizzate in tanti. Ok. Vai di piantina carnivora. Dai che sono secondo.
Devo andare a prendere quello là da davanti. Ok, buono. Gusci rossi. Lo prenderò con uno, no? Diciamo che l'ho preso con tutti. Ok, l'ho preso anche con quella scatoletta magica lì. Se non mi ricordo il nome preciso. Però posso dire che l'ho bastonato parecchio. Ok, attenzione. Ah, siamo già nell'ultimo giro. Mamma mia. È la monetina, no? Però la monetina, no. Ok. Sì, sono riuscito a portare a casa la vittoria. Mamma mia, ragazzi. Ho rischiato di perdere la gara sulla linea del traguardo. Se avete visto. Mamma mia. Ok, io primo, Dev quinto e ma pa ba 05 nono. Vabbè, dai, chiudo a 67 punti. Va bene così. Non potevo chiedere di più, oggi non girava a mio favore. Perfetto, ragazzi, abbiamo completato il numero di corse o gare previste. Vince il torneo Kawabonga. Vediamo subito, ragazzi. Guli con 138 punti. Secondo Marcolino con 135. Terzo Fabiz con 128. Questo qui, ragazzi, è il podio. Poi abbiamo Master X in quarta posizione, 110 punti. Quinto Super Nico con 94. Sesto Ale con 86. Poi più staccati c'è settima Ilaria con 69 punti. Io arrivo ottavo con 67 punti. Ho fatto pochi punti in questo torneo. All'inizio mi sono trovato un attimo in difficoltà, dato che ero anche un pochettino freddo. Marco è arrivato nono con 63 punti. Decimo Ema Paba 05 con 50 punti. Undicesimo Nick con 47. Dodicesimo Iveltal con 44 punti a pari merito con Splat Luca. Quattordicesimo Giaco con 40 punti. Quindicesimo Carlo con 39. Sedicesima Cute Blackie con 35 punti, come pure Dev, che arriva anche lui sedicesimo, sempre con 35 punti. Diciottesimo Aleniglio con 30 punti. Diciannovesimo Manu con 29. E ventesimo GG6 con 28 punti. Ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato. Mi raccomando, non perdetevi il torneo DLC 5 che si terrà dalle 18 alle 19 sempre oggi. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mario Kart 8. Alla prossima, ragazzi.